Ecco. Quando si fanno la preghiera, è quasi 10 minuti, 20 minuti, per gli occhi non stanno, ma quando è, questa è una cosa che andremo nel tempo, e ci vorrà molto tempo, questo richiede molto tempo. Per questo ci ho detto a tua moglie, queste cose le faccio ogni offerta, perché prende proprio una serata. Allora, vai tranquilla adesso, chiudi gli occhi e ti immergere piano piano. Prima guardi Gesù, la tua destra, il tuo è possibile, anche tu che gli vuoi dare il tuo cuore, perché il tuo cuore ancora non ha capito, e gli dici Gesù, ti conosco che voglio Gesù, e devo parlare, come se parlassi con me, con Gesù. Sei così nella tranquillità adesso, vai indietro nel tempo, quando è stato prima ancora che ti ha durato la prima sigaretta, e fai quello che ti ho detto io, e mentre ti vogliono offrire una sigaretta, li ringrazio e gli dici con la mano, voglio fare una vita serena e pulita, non voglio più fare quella vita che fanno gli altri fumatori. Io terrò su te la fede mia in te.
stai vedendo in questo momento è un'espressione delle tasse, che è un'espressione positiva e il sorriso è arrivato anche a quell'altro, lato e ti vedo. Salve Francesco. Ascolta, se ti ricordo il microfono che sto facendo una cosa importante. Mi stai vedendo in quella... Vai, tranquillo, vai. Mentre ti vedi con i tuoi amici, gli occhi sono per te. Prossima volta che ti ho detto che la città si può dire. Convolti di come ti sei comportato adesso e ti vedo pulito. Con voi.
mentre d'oro era poco che viene ritrovato in una perla di gran valore, una visione perfetta che ha fatti e l'azione come il sole alla fine verrà. Vai avanti così. Sembrerà che stelle in questo momento cancellati e una pagina che cavolgerà in questo mondo. E scende come al fuoco, il mondo come al vento, il mondo che sta come il cielo scende dentro nel cuore, quello che sta facendo nell'anima. Prendi quella gioia, è un sentimento che non ha una spiegazione, è il mio cuore, 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 è e sentire la pace che non avevi prima, come un altro luce, come il sole che splende, come il cielo con i tuoi colori, come se tu ritrovassi quello che ti ha rubato, è la gioia sana dentro te. A volte sembra fuoco, a volte sembra vento, quando volte che tu cancello valentato nel mio cuore, e mi consola l'anima, e piango pregando, è un sentimento che non ha una spiegazione, e mi manca un sentimento ordine, ordine. Allora, senza che adesso mi dice che sto diventando una allora, tu devi perfezionare questa ferita, perché se non perfezioni questa ferita, anche se papà andrà all'accomando, si resterà come se niente ti manca, come pioggia sulla terra asciuga. Anche la notte, mentre tu dormi, a volte sembra fuoco, a volte sembra vento, se tu dal cielo entra dentro nel cuoco, e mi consola l'anima, e mi ti pregando, è un sentimento che non ha una spiegazione, mentre tu stai vegliando, posso andare dentro, posso spiare, se vuoi pure magari, tutti quello che stanno facendo lo ricevi e lo butto ai piedi di Gesù. Così dillo, butto tutto ai piedi di Gesù e perdono mio padre e mia madre. Così, bravo. E mentre fai così, respira profondamente, guarda che se tu perdoni veramente, perché ancora il perdono non esce dalla tua bocca, c'è ancora il perdono, lo so, perché io parlo con il corpo, e poi non mi comunico con la retrogramma, io dico, e lo so, ma tu devi buttare su perdono di Gesù, cioè devi essere qua, menti che tutti accorta, devi avere quella precisione di dire io voglio perdonare qualsiasi cosa che mi hanno fatto, qualsiasi se tu questo devi altri momenti che non si fa che tu perdonare. E non so che vanno per se tu vedi questo momento che dice mi perdono, che ti porta già su, non ti dà
funziona. Era un giorno che tutti sono sulla terra. Tutto fai un pacchetto così ti sveglio, con un pacco grande grande, prendilo tutto, guarda, quello è il tuo macchio. E prendilo dalla testa e lo butto. Prendilo. Prendilo, ad occhi chiusi, prendilo, fai la mossa con le mani, lo prendi dalla testa e lo butti nel cuore di Gesù, e respiri profondamente, e dici tutto il giorno, così, prendilo e butto nel cuore di Gesù. Così, bravi. Fai così, prendi con le mani e la butti nel cuore di Gesù, e dici, vi perdono, mamma e papà, vi perdono per tutto il male che mi avete fatto. Dio, vi perdono. Così, bravo. Respira profondamente e vai al prossimo episodio. Guarda che non devi tralasciarne neanche uno, perché vedrai che stasera riposerai bene come non avevi mai riposato. Vai tranquillo. Respira profondamente e vai a prossimo episodio. Vai. Così, bravo, così. Così, vai. Guarda che stai andando bene, Natale, vai così. Vai così, Natale, butta tutto il cuore di Gesù, tutto. Così, bravo, vai. Ti voglio vedere che stai buttando veramente tutto il cuore di Gesù. Guarda, fai un pacchetto ogni volta, fai tutto un pacchetto. E lui dice, papà, mamma, ti perdono. E butta tutto il cuore di Gesù. E mentre tu fai, respira profondamente e vedrai che stasera avrai la pace. La pace è quella che veramente stai cercando. Vai Natale, vai. E fai sempre la stessa cosa, ti voglio vedere che guarda che ogni volta che fai così scarichi il 5% di tensione dentro la tua testa e infatti anche il tuo io ti sta
giacificando, guarda, mi sta giacificando perché sta accelerando, vai, 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 così, bravo. Mi perdona papà, mi perdona mamma, così. E butto tutto ai piedi di Gesù, tutto l'odio, tutte le difficoltà che ti hanno fatto, tutte le parole, così, bravo. Ai piedi di Gesù, tutto, tutto, tutto. Così, bravo. Ai piedi di Gesù, tutto, tutto. Mi hai fatto tutto, e vedi che sei più, vedi che sei più sereno già, e vedi che sei più sereno già. Buonasera. Un attimo, sorella, che sto facendo una cosa a un fratello che ha bisogno di aiuto. Deve più. Sta soffrendo tanto e devo aiutarlo. Vai avanti, perché? Allora, adesso che stai vedendo tutte le azioni, adesso guarda il trauma che ti hanno provocato, guardalo. E lo vedi sulla tua destra, non sulla mano destra, sulla testa, la mano destra. Così, così. E lo guardi, lo guardi, lo guardi. Adesso si accende, lo guardi, lo guardi. Lì c'è tutto il caso, tutto il caso, ma ti hanno provocato papà e mamma. E allora, tutti questi traumi che hanno provocato il tuo papà e il tuo mamma, e tu sono la famiglia, non ti preoccupare, poi ti mando per l'originale che tu hai preoccupato. Allora, sapendo che parla, quando tu ti vedi tutti questi traumi che sono facendo, sono andato questo, tu la prendi con il tuo spirito, entra in te. Questa istanza dove ci sono tutti questi peccati, li prendi con la tua mano e li butti al piede di Gesù, come hai fatto poco fa con i pacchetti di papà e mamma, che li perdonavi e li buttavi al piede di Gesù. Così, guarda che questo stanzino è piccolo, però ci vanno milioni e milioni di peccati là dentro. Allora, li devi prendere tutti. Magari se fa 10-20 volte, non è importante. Guarda che li devi buttare tutti giù, che quando stasera finiremo, tu, la tua istanza mentale è libera. E se riesci a liberarla, entrerà lo Spirito Santo di Dio che dimorerà in te. E questa notte riposerai bene. Fallo, adesso. La prendi e li butti ai piedi di Gesù. Così. Ai piedi di Gesù. Così, bravo. Vai, vai avanti. Così. Prendili entrando dentro la tua testa, dentro quell'istante, li prendili, ti vedi che stai raccogliendo quei peccati. Guarda, ci sono tanti peccati, anche quelli da bambini, da giovani. Prendili tutti, li vedi e buttali ai piedi di Gesù. Così, bravo, vai, vai. Sì, così, bravo, forte, forte. E mentre li butti ai piedi di Gesù, vi perdono a tutti quelli che mi avete fatto tutti questi problemi e questi odiosi peccati. Perché se ho commesso questi peccati, perché voi mi avete indotto così, così. Dimmi, io vi perdono. E vi perdono, papà e mamma, vi perdono, così. Dimmi, vi perdono, papà e mamma. Mi perdono, papà e mamma, mi perdono, mi perdono, ai piedi di Gesù.
vai, vai, prendi. Tutto hai che leggere, tutto. Era lì, sopra la tua croce con amore pregava. Era lì, Padre mio, perdona loro, perché non sanno quel che si parlò. Era lì, nell'ultimo istante della sua vita. Tutta la nicotina che era dentro poco fa non c'è più. Guardali bene, guardali, guardali bene come sono brillanti le pareti. Erano le nostre malattie. Guarda, perché hai buttato tutto. Erano i nostri dolori e di cui si era peccato. Tutti i tuoi peccati. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui oggi abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ha portato i peccati di molti, ha interceduto per i colpevoli. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli avrà una discendenza. Guarda come si è migliorato, come si è accorto con il perdono che hai perdonato papà e mamma. Guarda come ti fanno male nella testa, tuo padre Signore. Tu hai buttato tutto lo stesso Dio. Guarda, guarda. Hai buttato tutto ai piedi di Gesù. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Il Signore è la legge natale, e noi giungere, ma soprattutto per la sua casa, perché tu hai soltanto papà, quindi quando il giorno, quando tuo padre è continuato, come se tu non avessi mai voluto verso di lui, e lo abbraccerai, perché l'ha perdonato. Padre, fallo, fallo, papà, ascolta. Vai a trovare papà. Vai a trovare papà. Presto. Con lui papà ti ho perdonato. Qualunque cosa mi hai fatto, ti ho perdonato. Io mi sono perdonato, sono stato sempre perdonato. Non ho che non c'è più, non c'è più. Alla parte. E vedrai che... Ascolta, vedrai che la prossima volta che faremo ti darò il presente anche di tua mamma che sarà vicina a te e ti perdonerà, perché lei in questo momento ti sta guardando, la padre. Mamma ti sta guardando. Se lo sai come sta piangendo la mamma tua, tua madre sta piangendo. Perché? Perché ti ha ridotto così male e adesso ti ha pentito. Guarda che adesso lei mi comunica che si è pentita del male che ti ha fatto. Si è pentita, si è pentita. E ti dice, figlia, figlia mia, perdona. Vedi che questa risposta di una tua mamma e chiede il tuo perdono. E quando tu vai a tuo padre,
le grandi caratteristiche, come ti sei vicino di lui ti ha percepito. E dato che tu sei diverso, che sei l'uomo che avevi, che scomparso. E come quando lui ti ha portato i tuoi danni, se c'è anche il nostro volontario, manda energia a grandina cattiva e fanno a fare. Tu avevi quell'odore di odio per tuo padre, e non ti avvicinavi solo per lo sguardo perché ti dava tuo padre, lui non ti poteva vedere. Che odio. E allora adesso l'odio è finito, Natale, guarda, l'odio non ti mai più, dillo, non ho più odio per tuo padre. Una commozione, piangi, perché tu riferirai completamente, piangi Natale, questa emozione deve uscire da te, io piango, meglio tu stai facendo tuo padre, tu vedi che tu stai facendo tuo padre. Grazie, James, Franco, 301, Franco, 301, grazie a te, grazie che Gesù ti ha aiutato, Dio ti benedica, Franco, James, vai avanti, fratello, Natale, vai avanti, vedi questa emozione, anche che non vuoi piangere con le lacrime. Dentro di te, piangi, è così che si riesce a comprare il tuo cuore, perché il tuo cuore è diventato di più, perché tu non hai una gioia che avevi una massa di male, l'odio che avevi, tu non vivevi più, e allora guarda che adesso è il tuo cuore che ha contenuto, guarda, lo vedi? Guarda il tuo cuore, lo vedi rosso, chiaro, e invece prima era una cosa incredibile, di pietra, di marmo. Guarda il tuo cuore, guarda Natale, guarda. E allora ripeti al tuo padre, ripetilo, papà, abbracciamoci. Guardati come se tu lo abbracciassi e lui ti sta abbracciando. Se tu vedi questo, già il tuo cuore si ammorbidisce di più. Sembra che dal tuo cuore esce tutto l'odio che c'era dentro di te. Ecco, dillo, papà, ti chiedo, perdoniamoci. Abbiamo sbagliato tutti e due. Tu mi hai ferito e io ti odiavo. E ti ho odiato fino a oggi, finché questo fratello Angelo Picone mi sta cambiando il cuore e l'animo. E adesso ti chiedo, perdoniamoci, papà. Mia mamma mi ha perdonato, che fratello Angelo mi ha detto che sta piangendo lassù. Diglielo, ma mamma mia, ha chiesto perdono. Perdona. E ti perdono pure io, così, bravo, dai che si sta commuovendo il cuore, dai Natale, ci stai arrivando, guarda che sta arrivando, sta uscendo tutto dal tuo cuore, guarda, vai, sta uscendo Natale, guarda che sta uscendo, dai. Diglielo, papà.
ti abbraccio. E ti abbraccio. Dacci un bacio, dacci un bacio, sulla destra e sulla sinistra, così come se fosse davanti a te, dacci un bacio. Come sei bravo? Apri io. Natale, hai baciato tuo padre. E tua madre ti ha perdonato. Natale. Tuo papà ti ha perdonato. E tua mamma ti ha perdonato pure. E stava piangendo tua madre. Allora, respira profondamente. Guarda, alzati, respira. Alzati. Ah. Come ti senti, Natale? Come c'è la tua sorella mia? Guarda. Allora sei marito. Dai, ci metti per starsi a trovare. Hai fatto poco fa. Alza le mani. Per toccare. Per alzare le mani e ti spira. E poi la fuggire. Dalla tua. Tu sei bravo. Poi ti metti a prendere le mani. Tu sei bravo. Vieni con la famiglia adesso. Grazie a quest'uomo tu vivrai adesso. Ti dice questo, James è un uomo che è stato guarito in questi giorni dal Signore. Dillo, grazie, si chiama James Franzo, facendo un dillo, forte, perché dà un dillo. Grazie, James Franzo. Angelo, io non so come potrei
ringraziarti per quello che stai facendo per mio figlio in questo momento. Non lo sai. Sì. Tua madre piangeva a lacrime di sangue mentre tu eri in quella situazione di brutta per colpa sua. Adesso lei si è resa conto perché si trova dove si trova e ti dice adesso Natale mio. Ho voglia di abbracciarti. E questa notte lei verrà durante il sonno, tu la sognerai. Però non ti toccare i capelli come ti svegli, hai capito? Se no dimentichi tutto. Attenzione, mettiti un quaderno vicino e una penna, come ti svegli scrivi ciò che hai sognato, perché se ti tocchi il capello, ti lavo la faccia o ti tocchi i capelli, ti dimentichi tutto. Scrivi subito cosa hai sognato. Se non hai sognato, non ti preoccupare, lo sognerai domani. Va bene Natale? Allora, ascoltami bene, devi fare queste flessioni che hai fatto adesso continuamente, anche sul lavoro, stai lavorando, vedi che non c'è nessuno, girati e ti fai queste flessioni e devi andare a correre nei campi, quando sei libero ti fai una bella corsa perché devi buttare tutto via quello che ancora c'è dentro i tuoi polmoni, va bene? E te l'ho fatto vedere, devi buttare via tutto. E mentre tu hai visto questa situazione, tu domani, anche stasera, già ti viene disgusto con una sigaretta. Perché mentre tu ti metterai la sigaretta in mano, vedrai dei vermi che escono dal tabacco. Guarda, mentre tu ti metti la sigaretta in mano, tu vedrai i vermi che escono dalla sigaretta e brucerai la sigaretta. Questa è l'induzione che ti sto dando. Chiudilo. Natale. Mentre tu, tra poco che ti dai a mangiare, oppure ti prenderai il caffè, o quello che ti prenderai che viene desiderio di fumare, mentre ti metti la sigaretta in mano, vedi dei vermi che escono dalla sigaretta dentro la sigaretta del tabacco. E se hai paura, la bussi, e ti disgusti della sigaretta non fumerai più. Adesso apri gli occhi. Ricordati, mentre hai una sigaretta in mano che vorresti ancora fumare, vedi che ci sono dei vermi che escono dal tabacco, dalla sigaretta, la butti e non vuoi più fumare. Perché? È il problema. Perché se fumerai ancora, guarda i miei dita. Se fumerai ancora, te ne andrai a trovare mamma, dove è mamma. Hai capito? Tu andrai a trovare mamma e lasci papà qua, invece adesso tu sei con papà, adesso la fai una cosa, lontano Africa tuo padre da casa tua, lontano Africa. Allora vado lì, adesso io ti saluto nella pace del Signore con una preghiera, prima pregherò, quando finirò ti alzi, parli con tua moglie e ci dice cambiati, vestiti e andiamo a trovare mio padre. Guarda che è una promessa che stai facendo a me e al Signore. Vai a trovare tuo papà. Ci vai come... No, ascoltami, a 200 metri ti fai una camminata e ci vai. Le cose si fanno calde. Perché se perdi tempo un giorno o due, il perfetto che ti ho dato svanisce e non ci riuscirai più. Allora ti vesti, vai da tuo padre con tua moglie, non andare solo, devi portare tua moglie, perché tua moglie vede cosa succede tra te e lui. Tutti e due ti abbracciate e vi mettete a piangere le sedie. Come il figlio prodigo. Lo sai il figlio prodigo della Bibbia? E allora vai da tuo padre. Non va bene. Natale, non va bene perché perdi l'equilibrio che ti ho dato adesso.
fuma tutto Natale, fuma, te lo dico come un fratello, guarda, ti voglio bene, fuma tutto quello che tu hai ricevuto adesso. Se tu lo fai adesso, la cosa è calda, e mentre vivi ti metti a piangere davanti a tuo padre, e non ti fa danno. Io ho parlato con un angelo più grande, e poi te lo presento, perché tuo padre, poverino, ha bisogno di aiuto tuo. Poi parleremo con lui, va bene? Perché tutti e due, vi siete feriti, tutti e due. E allora, adesso...